Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova lezione di funzionale. Sarà un focus glutei, quindi siete pronti? Spero di sì, ma ricordatevi del codice sconto da utilizzare sul sito di BeGood utilizzando il codice FANCIO20, quindi approfittatene. Allora, partiamo dalla posizione di quadrupedia. Appoggiamo i gomiti, gamba destra attesa, solo salgo e scendo. Andiamo a lavorare sull'attivazione, prima di tutto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Cambio gamba, sinistra. E cambio gamba destra. Rimango su il piede martello e tengo. Ora, senza appoggiare il piede a terra, apro leggermente verso l'esterno e ritorno. Esterno e torno. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno e cambio sinistra. Tengo. Apro leggermente verso l'esterno, ritorno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ci sdraiamo. Pancia in su. E da qua, mezzo ponte. Salgo scendo. Ogni volta appoggio il glutei a terra. Salgo bene su, stringendo il più possibile i glutei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tengo. Ci riposizioniamo in quadrupedia e iniziamo il vero e proprio workout. Abbiamo sempre 10 ripetizioni. Cercate di non mollare mai, di seguirmi e non fermatevi. Allora, da qua, spinte verso l'alto. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, rimango su quella gamba, molleggio 3 volte, 1, 2, 3 e chiudo, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siamo a metà, eh? Ce ne mancano ancora due. L'ultimo, manteniamo la gamba su e da qua stendo e ripiego la gamba, stendo e ripiego. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rimango su, incrocio la gamba, appoggio il piede a terra e sollevo. Via. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tengo. E chiudo. Ok, un attimo. E possiamo andare dall'altro lato. Pronti? Solo spinte verso l'alto. Via. Uno.
due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Tengo sul molleggio. Uno, due, tre, chiudo. Uno, due, tre, chiudo. Due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Un, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Ancora due. L'ultimo. Rimango, stendo e ripiego, tallone al gluteo. Tre, quattro, cinque. 6, 7, 8, 9. Mantengo la gamba su, incrocio, appoggio il piede a terra e sollevo. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tengo su per 10 secondi. Due, uno e allungo. Ok, andiamo a pancia in su, andiamo a fare tutta la sequenza di mezzo ponte. Pronti? Sì. Solo salgo scendo. Tre, due, uno, via. Controllo bene l'esercizio, quindi sentiamo effettivamente il gluteo che si contrae. L'ultimo mantengo su, stacco il piede destro, riappoggio e cambio. Ancora 4, 3, 2. Scendo giù, appoggio la caviglia destra sul ginocchio sinistro e da qua mezzo ponte, salgo e scendo col bacino, via. Scendo giù e cambio. 3, 2, 1, via. Ripetiamo sempre per 10 ripetizioni, manteniamo su per 10 secondi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e tengo su. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, e adesso per finire ci sediamo sui talloni, i piedi sono uniti, le ginocchia sono leggermente divaricate. Da qua salgo su, spingo, stringo il più possibile con i glutei e scendo. Spingo e riscendo. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Tengo su, stringo il più possibile, fortissimissimissimo. Cinque, quattro, tre, due, uno e stop. Ok,
In realtà questo circuito, se volete, potete ripeterlo più volte. Abbiamo fatto quindi il primo circuito in quadrupedia, il secondo di mezzo ponte, che potete terminare con quest'ultimo esercizio che abbiamo fatto. Quindi nel caso provate a fare più giri, mi raccomando però poi nei commenti voglio sapere quanti giri riuscite a fare completi. Ora andiamo alla fase di stretching. Appoggio la caviglia destra sul ginocchio sinistro, afferro il bicipite femorale e tiro. Ok, stendo la gamba sinistra verso l'alto. E cambio. Tiro sulla gamba. Ok, porto le ginocchia al petto, vado verso destra e cambio lato. Ora ritorniamo al centro, ci sediamo, andiamo a prendere la punta dei piedi, o meglio le caviglie, pieghiamo e stendiamo le gambe per sciogliere. Ok, ora gambe incrociate, porto su le braccia verso l'alto, tiro alternando destra e sinistra e espiro, in, es, inspiro, espiro e stop. Ci vediamo al prossimo workout insieme, non dimenticatevi che faremo insieme non solo lezioni di funzionale, anche focus delle asana, quindi come imparare le varie asana di power yoga, stretching mobility e booty bar. Alla prossima!